Ma non so neanche io che cosa dire di quest'anno, ma vorrei così che ormai siamo alla fine, quest'anno sta finendo, per fortuna, io non so che cosa ci riserverà il prossimo anno, io credo anzi che probabilmente sarà ancora peggio di questo anno, molti nodi verranno al pettine, ma non è di questo che vi voglio oggi parlare, non sono certo un mago per fare previsioni, ultimo giorno dell'anno. Mia figlia riparte, vive ormai a Francoforte, vive ormai a Berlino, anzi, in Germania comunque, perché? Ma perché per i giovani ormai in Italia spazio non c'è più, noi dobbiamo pensare ad altre cose, o forse sì, magari il reddito di cittadinanza, ma non era il caso di mia figlia, ecco, lei parte e si dimentica le chiavi di casa a casa, mia, qui a Genova. Nel terrazzo di casa mia vi sto parlando. Devo rispedire le chiavi, perché lei se le è dimenticate. Ma oggi è il 31. Beh, vado in posta, ce l'ho sotto la posta. La posta è sotto casa. C'è l'assembramento. Ah, perché il sindaco Bucci l'assembramento non lo vuole. Ci vuole la mascherina, la distanziamento sociale, non si può uscire. Ma di fronte alla posta possono stare tranquillamente 50-60 persone nell'attesa di poter entrare nella posta. E io attendo impaziente per portare questo pacchettino dove ci sono dentro le chiavi. Aspetto, aspetto, aspetto. E dentro, entro finalmente. Lascio passare una signora anziana che era lì con bastoni, tutto quanto, eccetera. Dico, signora, entri prima lei. No, ma come si permette? Arriva il direttore a decidere lei. Ma signora, la signora come vede non sta in piedi, è una persona anziana, deve aspettare. Ma no, sono io che decido. Vabbè, decida lei, decida pure lei. Arriva il mio turno, prendo il mio numero. Ma no! Lei ha preso il numero sbagliato della signora, lei doveva esserci prima, adesso il suo numero è saltato, deve rifare di nuovo la coda. Ma no, scusate, no, mi lasci entrare, vi ho spiegato la situazione di questa signora che mi faceva pena, no? E va bene, entri, che cosa vuole? Ma vorrei spedire questo pacco. Lei vuole spedire un pacco? Ma si rende conto? Beh, insomma, in fin dei conti dico siamo in un ufficio postale, o sbaglio? Ma sì, ma noi qui facciamo tutte altre cose, cosa c'entra il pacco? Il pacco! Ma siamo il 31 di gennaio, si rende conto di che cosa le chiede di spedire un pacco? Ma dico, ma mi scusi, ma in posta, non può, è aperta la posta? La posta è aperta o è chiusa? È aperta. Lei sta alzando la voce. Sì, è vero, sto alzando la voce, cazzo! Lei ha detto cazzo. Sì, ho detto cazzo! Ma come si permette di dire cazzo? Ma mi scusi, io voglio spedire un pacchetto. Mi lascia spedire questo pacchetto per posta? Ah, come lo vuole spedire? Guardi, non mi interessa. Mi chieda quanto devo pagare. Voglio spedire questo pacchetto. Me lo lascia spedire questo pacchetto. Mi dica tutto. Ah, ma deve andare in Germania questo pacchetto. Sì. Beh, c'è scritto l'indirizzo. Bisogna compilare dei moduli. Bisogna compilare dei moduli speciali. E dico, mi dia questi moduli speciali. Ma lei ce l'ha il numero di telefono dove lei vuole spedire questo pacco, dove devono arrivare queste chiavi? Sono esausto, mi prendo il pacchetto e esco. Esco con questo pacchetto di chiavi. Cazzo! Cazzo! Lo dico tra me, non c'è nessuno, lo sto urlando, scusate, è possibile? Sì, me lo posso dire, cazzo! Lo dico un'altra volta! Non mi resta che passare a UBS o qualcosa del genere, non ricordo. Non è una banca, è l'UBS, dico, sto dicendo quelle cose per spedire il traffico internazionale, non lo so! Privato! Chiamo per telefono questa cosa qui dell'UBS! Mi rispondono che mi risponderanno dalla Tunisia, ma dalla Tunisia mi diranno che cosa devo fare dalla Tunisia. Però poiché io sono nell'Unione Europea, posso chiedere di non essere trasferito a parlare con questo della Tunisia, ma mi faranno parlare con un altro. E poi ci sono tutte le normative della privacy che io autorizzo. Non me ne frega un cazzo! Voglio spedire un pacco!
Niente, non c'è niente da fare. Stai lì attaccato, eccetera, mi rispondono dalla Tunisia. Dalla Tunisia mi dicono, sì, italiano, sì, si capiva, niente da dire. Ma no, 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 niente pacchi, niente pacchi. Se proprio vuole deve andare in un ufficio, in via Burloando, e che cazzo, un tabacchino. Dico, ma come tabacchini? Ma sì, è un tabacchino che però fa anche servizio OBS. E vabbè, prendo la macchina, no, perché non guido. Mia figlia prende la macchina, mi porta a questo tabacchino. Vado al tabacchino in via Burlando, mi dice, ma lei può servire il pacco? Ma non ci manca il timbro che non se ne hanno. Ma no, mi hanno parlato di Tunisia, mi hanno parlato di venire qui. Niente, 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 vado a casa, si calmi perché le sta venendo un infarto. No, anche l'infarto, no, cazzo, anche quello non voglio l'infarto, no. Ritorno a casa. Sì, sono più tranquillo. Ho preso 20 gocce, non so di che cosa, quello che c'era in casa, qualsiasi cosa che c'era, ho preso. Sì, sono calmo, sono molto calmo. Ma mi chiedo, ma in che cazzo di paese viviamo? In quale cazzo di paese viviamo? Buon anno.